È davvero semplice capire perché tu non riesci a conquistare le tipe che vuoi. Non hai niente da offrire, non vali niente, è molto semplice. Pensi che il tuo faccino carino sia abbastanza? Pensi che fare le battutine e credere di essere simpatico sia abbastanza? Guarda bro, smettila di fare il finocchio e ascoltami. Guardami negli occhi quando ti parlo, perché in questo video scoprirai ciò di cui sono attratte le ragazze. Tutte le ragazze. Per essere un connessionato puro e avere le ragazze ai tuoi piedi, iscriviti assolutamente subito a questo canale. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che usano il codice OctiPFI nello shop. È solo grazie a voi se tra un po' di tempo potrà comprarmi una Lamborghini con cui portare a spasso le donzelle. È da una vita che non facevo video di questa serie e so che tutti la ameranno. Gli altri youtuber fanno le views con i gameplay, con le reaction e le news e le 1v1 su parco giochi. E io le farò parlando della figa. Le ragazze, tutte, sono attratte da una cosa in particolare che è sempre quella. E non sto parlando del c***o lungo che viene a quelli che usano il coach e supportano un creatore OctiPFI. È una cosa oltre a quella. Ed è essere dei leader. La posizione di leader. E cosa sono i leader? Semplicemente persone che occupano posizioni di prestigio di primo piano. Definizione da Wikipedia. Tipo, avete presente un vostro gruppo di amici dove ce n'è uno in particolare che decide sempre dove si va, che cosa si fa e tutti seguono quello che dice lui? Ecco, lui è il leader. Oppure uno che ha un canale da 230.000 connessionati puri che lo seguono. Quello è un cazzo di leader super fighissimo. Quando sei leader di un gruppo di persone o comunque di qualcosa, le ragazze saranno automaticamente più attratte da te. Però una cosa importante è che non devi mai essere quel leader sfigato che però ci prova con le tipe. In che senso? Tu devi essere quel tipo di leader che ha questa mentalità del ho un obiettivo, sto seguendo la strada per compiere il mio obiettivo, e quando una femmina ti arriverà davanti tu dirai oh puttanella cavati dal cazzo che stai interrompendo la mia strada verso il mio obiettivo. Questa è la mentalità che devi avere, diamine. E io invece devo sbrigarmi ad andare in safe, oppure mi brucerà il culetto questa safe. Come vedete ho il calciatore col numero 69, che è ciò che faccio con le mamme degli haters. Let's go. Spero ben per te che tu abbia capito la razza di mentalità che devi avere. Quindi vedi di non fare il finocchio. Ed è un esempio di finocchio chi non lascia like a questo video con l'obiettivo comune di raggiungere i 20.000 like a questo video. Quello è proprio un finocchio. Fidati che quando sarai il leader la ragazza capirà che con te non si scherza, diamine. Tu sei uno serio, uno che raggiunge i suoi obiettivi, uno che si impegna per i suoi obiettivi. Il tuo obiettivo potrebbe essere guidare un gruppo di amici, oppure potrebbe essere il migliore a scuola in una determinata materia, o essere il migliore a teatro, quello che organizza le cose, insomma, non lo so, qua sta a voi trovare ciò che vi interessa. Facciamo finta che tu voglia essere il migliore della classe in inglese e che quindi, quando sarai il migliore della classe in inglese, tutti quelli che avranno una problematiche con l'inglese, ogni volta che avranno bisogno, da chi andranno a chiedere? Da te, chiaramente. Vai, motherfucker. No. Ma... Quando sarai il migliore della classe in inglese, tutti verranno da te, sia i maschi che le femmine, ti chiederanno una mano in inglese. Non sarai tu ad andare dalle tipe che ti interessano specialmente, perché diciamocelo, io so come sono i maschi, anch'io avevo la vostra età una volta, e quando mi interessava una tipa, soprattutto se ero bravo a qualcosa, andavo ad offrire solo a lei quel servizio. E lei non è scema, se ne accorge che state offrendo solo a lei quel servizio. Quindi non dovete andare dalla tipa e dirgli ehi, lo so, io sono bravo in inglese, vuoi che ti aiuti? No, è come andare dalla tipa e dire io supporto OctiPFI nello shop e il cazzo lungo. Vuoi vedere? No, cioè non funziona purtroppo. Vedrai che quando sarai il migliore in qualcosa saranno le persone a venire da te a chiederti una mano. Non sarai tu ad andare da loro a offrirla. Vedrai che quando sarai il migliore in qualcosa saranno i maschi e le femmine a venire direttamente da te a chiederti una mano. E io so già che qualcuno allo spirito critico e poco propositivo commenterà questo video con ma io non posso mettere in pratica questi consigli perché bla bla bla. Ma stai zitto che non gliene frega un cazzo nessuno delle tue scuse di merda. Scopri qual è il tuo obiettivo, diventa il migliore in quell'obiettivo e vedrai che tutte le persone arriveranno da te. Basta con scuse a caso. Le scuse non ti faranno compiere il tuo obiettivo, le scuse non ti faranno diventare il migliore in qualcosa di utile. E invece qualcuno dallo spirito più fannullone e più critico comunque verrà a dirmi ma comunque io vorrei parlarci con le tipe che mi interessano. Come faccio ad attrarre le tipe che mi interessano? Io non voglio attrarre le tipe brutte e racche, io voglio attrarre quelle fighe.
Inizia a essere qualcuno che vale, qualcuno che conta, qualcuno che la gente vuole andare a contattare perché sa che è una persona importante. E vedrai che tutte le persone che ti interessano, e anche quelle che non ti interessano, tutte le persone in generale, saranno attratte da te e vorranno venire a parlare con te. Vedrai che quando sarai il migliore a fare qualcosa, non sarai tu a chiederti: ma come faccio a far sì che lei parli con me o che io parli con lei? Sarà lei a chiedersi: che razza di scusa devo inventarmi per parlare con lui? Lui è un pezzo grosso, non ha tempo da dedicare a una come me. Fidati, vedrai che quando sarai il migliore, loro penseranno così. Io, Octi, non devo inventarmi le scuse per parlare con voi. Voi in automatico venite a scrivermi su Instagram che mi sostenete nello shop, che sono il vostro youtuber preferito, che sono un figo della Madonna e cose di questo genere qui. Voi dovete fare la stessa roba, ma con le ragazze. Dovete essere quel qualcuno che vale, e non, quindi non significa avere 230.000 iscritti, cioè può essere anche appunto essere il migliore in una materia a scuola e che quindi tutti vengano a chiedervi a voi una mano. Vedrete che quando sarete migliori, sia le femmine che i maschi vi verranno a chiedere. Ma che bloom del... Diamo al bloom, spapoliamolo. Quando sarete migliori, fidatevi che sia maschi che femmine verranno da voi a chiedere il vostro aiuto, il vostro tempo e una vostra mano. Fidatevi. Basta perdere tempo a fare i 90 su Fortnite. Non gliene frega niente un cazzo a nessuno. Ci sono il 90% delle tipe lì fuori che non sanno neanche cosa sia un 90 e che non gliene frega proprio niente se lo sapete fare o se non lo sapete fare. Basta fare le 1v1 in creativa se vi interessano le tipe. Oh, oh yes, oh yes. Che fai, ti brucia? Oh, 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 Merry Christmas. Merry proprio Christmas proprio. Ragazzi, ve lo dico perché io l'ho imparato con le cattive. Io non è che faccio lo youtuber per attirare le tipe. Io faccio lo youtuber perché mi piace fare video, portarvi dei contenuti, insegnarvi qualcosa. Di conseguenza, le persone si iscrivono al mio canale. Di conseguenza, le tipe, quando scoprono che io ho un bel canale, dicono: ah, ma lui ha un bel canale, ah, ma... E allora, cioè, le tipe automaticamente sono più attratte da me. Allora, io farò finta di non sapere che qui dentro c'è una trappola. Oh! Io non sto facendo niente però per attirare queste ragazze. Io ho il mio canale, faccio i miei video, seguo il mio obiettivo e le ragazze automaticamente sono più attratte da me. Quindi un consiglio importante: smettila di cercare le ragazze, cerca il tuo obiettivo. Cerca una cosa che ti piace, devi essere veramente, veramente il migliore a farla. Devi proprio far di tutto per diventare il migliore in quella cosa lì. Il migliore nella tua cerchia comunque. E la cosa deve essere una cosa utile. Se siete i migliori a dormire 12 ore di fila, a guardarvi 70 serie su Netflix di fila, a giocare 8 ore di fila a Fortnite, non gliene frega niente a nessuno, non è una cosa utile, non è una cosa che interessa a nessuno, specialmente alle tipe, figuratevi. E deve essere una cosa che fa felice voi stessi in primis. Voi non dovete fare questa cosa per le tipe, dovete fare questa cosa per voi stessi, per stare meglio con voi stessi, per dire: ho sempre voluto saper fare questa roba, adesso mi metto a farla, così diventerò il migliore. Ma lo fate per voi, non per le tipe. Le tipe saranno solo una diretta conseguenza di questa cosa. Essere il migliore in qualcosa che agli altri serve significa essere un leader, e quando voi diventerete il leader le ragazze se ne accorgeranno. Non so se da voi è successo, nella mia classe per esempio c'erano dei ragazzi che erano i migliori in informatica, quindi quando qualcuno aveva un problema andava a chiedere a loro, sempre, ma tutti lo sapevano che erano i migliori. Così come uno era il migliore in matematica, quindi si sapeva che quando c'erano dei problemi di matematica bisognava andare a chiedere a lui, perché lui era il migliore e lui ci avrebbe saputo aiutare. E se io trovassi delle armi, Madonna ladra, sarebbe anche meglio. Oh, ma una... Ma sarà sette case che ho girato senza trovare un'arma. E come si fa a migliorare in qualcosa per essere migliori? Ora mi chiederete voi, perché chiaramente, cioè, per migliorare in qualcosa basta semplicemente fare pratica, raga. Cioè, è la cosa più semplice e basilare che esista. Com'è che imparate a fare i 90 su Fortnite? Allenandovi, facendo i 90 su Fortnite, giocando tanto, allenandovi. Come fate a essere i migliori
Affanculo. Come imparate a fare le cose che sapete fare su Fortnite? Esercitandovi, giocando e allenandovi. Come imparate a essere migliori in qualcosa? Esercitando, provando e imparando. È facile. Quindi basta perdere tempo. Trova ciò che ti piace fare. Allenati, diventa il migliore a farlo. E vedrai che tutti verranno a chiedere a te. Quando ci sarà un problema, tutti verranno a chiedere a te. Perché sapranno che sei il migliore. E lo faranno sia i maschi che le femmine. Se è una cosa che interessa entrambi. E fidati che tu sarai un cazzo di magnete a tirafiga. E se vuoi velocizzare il processo, in descrizione trovi il link delle magliette La Pura Fibra Italiana. Portatene a casa una.